Sì, mi dai da quello. No, quello è da karaoke. Del bar a Tirreno, forse lì. Aspetta un attimo. Questo è il piacere. Aspetta un attimo. Utilizza quello di prima, te. Spingete voi due, voi due spingete. Oh, no, non fa. No, non si fa. No, più questo. Più basso? Prova. Sì. Dicevamo che... Meglio se sta più alto. Così? Mi torna anche meglio, tanto ho l'abitudine di tenerlo. Ma questo. Pronto, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un attimo te. Ma senza ride, Battista. Non si può le facce dei due, Ma con te te ne pronto, no, sei una sigla, c'è da lui levare in serio. Sì, ma per le 6 ci si fa. Pronto. Pronto. Che cane di Gesù. Pronto. Ma è la trasmissione, la numero 0, sei la numero 0, facciamo. Tanto sapevo che delle prove che molto l'ho registrata, meno ma delle... Buonasera a tutti, eccoci pronti per tuffarci nella 13esima puntata di Altre Sfere Channel, una puntata che esula dalla scaletta tradizionale, visto purtroppo il maltempo che anche in questa settimana ha falcidiato le gare, quindi sarà una puntata un attimino diversa dal solito. Proprio perché è una puntata diversa abbiamo anche ospiti un attimino diversi. Buonasera a tutti, eccoci pronti per tuffarci nella 13esima puntata di Altre Sfere Channel. Puntata diversa dal solito, la scaletta è stata letteralmente... No, 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 mi metteva anche lì in piedi. Dai, come è fatto? Ora mi spavo io. Te già due volte, ma quando gli pare, ma ritorna per gli fare. Tentazione. Piena sei da voi. Mi spiego, sei più tranquillo. Piena, ogni giacchetta a me, no? No, c'è un'altra apposta. Scusa, se no... Beh, c'hai due sedie in tutta la asa. No, a volte qua mi fa le menti. Lì c'è il divano, lì. Quello lì è franella, poi... e passi a quell'attore qua hai fatto gli scaldamenti ma sembra faccio una sega è freddo comunque sta strano, uno dei studi più freddi della storia della televisione, come una televisione fatta in casa, poi a regola la neo scalda dei malafava, ma vai, ma così non mi vedo dal vivo, ma si deve usare, vai, continuare. Buonasera a tutti, eccoci pronti per tuffarci nella 13esima puntata di iniziare questo discorso, commentare questa situazione. Vorrei chiedere un attimo sia a Andrea sia a Jonathan di ricordare magari qualcosa dei loro tempi quando
gli amatori erano forse un'altra cosa. Andrea. Erano forse un po' più amatori per tante cose. Ma te avverti? Io sì, ma ci stiamo bene, tranquillo. No, 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 ma fate. Va, no, riparti, no, te. No, riparti da forse da prima amatore. Cosa volevo dire? Sì, sì, bravo. Quello lì ci sta bene. Ma non faccio da forse ero più amatore e poi. Sì, erano anche più amatori una volta forse, per una serie di cause e con cause che ora ecco. No, se ora attacco bisogna che smoccoli poi, io ve lo dico. Ma è tutto vai là, così si tranquillizza, vai là. Rimanere a blob. Se intacco il blob però ci devo smoccolare. No, che smocco, poi si mette il si può le smocco, no, poi ci mette il blob, aspetta, riesce in mezzo, riparti te, ti dai uno slancio, metti a sedere, allora prima di addentrarci nel vivo della puntata, ovvero di andare ad analizzare quello che è il momento, a mio avviso, molto critico che sta attraversando la Vispe con i suoi campionati, volevo sentire un attimo sia da Andrea sia da Jonathan quali differenze trovate dai vostri tempi. Anzi, una premessa, mi ricordo che se non sbaglio nel 2004-2005 sei stato addirittura premiato da noi di Altre Sfere come il miglior allenatore. Quindi hai lasciato chiaramente... Fu una grossa soddisfazione. Hai lasciato chiaramente il segno, ma dietro anche a questo riconoscimento che quindi ti è stato dato, perché evidentemente avevi fatto qualcosa di buono, quali sono a tuo avviso le differenze sostanziali fra quegli amatori e quelli di oggi? Ma sul piano agonistico c'è sempre stato un certo... Madonna, ma che cosa stasera? No, ma non è che intacco, non so proprio cosa dire. Come audio va bene se parlo così? Ma che quando qua di lui? Ma è solo lui o tutti e tre? No, tutti e tre. Ma mi sono mosso un casino io. Allora, vado io? Sì. Allora, erano amatori, forse più amatori di quelli di oggi, perché c'era sempre l'attaccamento ai campionati, al risultato, alle partite. Però oggi